Ciao Mauro, sei fantastico. Volevo farti personalmente i miei complimenti per il tuo lavoro, ma avrei una domanda. Per un investitore di medio-lungo periodo esiste un grafico da controllare e basta? Cioè, intendo, posso guardare solo un grafico senza pericolo di confondermi tra i troppi zigzag del mercato? Dovrebbe essere un grafico che dà indicazioni chiare. Spero esista, anche se mi sa, temo di no. Grazie ancora Francesco. Esiste un solo grafico da guardare per un investitore di medio-lungo periodo senza avere il problema di confondersi tra i vari zigzag del mercato e i vari problemi legati all'incomprensione del concetto dell'orizzonte temporale. E quindi ogni orizzonte temporale ha una sua immagine, no? Ha un suo sottoinsieme di una macro immagine. Esiste questo grafico? Certo che esiste, Francesco, in questo caso. E lo vediamo oggi e soprattutto ti dico anche che cosa devi andare a guardare nei prossimi giorni, perché da questo grafico si capisce che cosa sta succedendo sui mercati di Bitcoin, dove è indirizzato Bitcoin con una certa dose di probabilità. Quindi darà indicazioni chiarissime, anche perché ho deciso di fare una cosetta, di semplificarlo ancora di più, togliendo anche i vari zigzag all'interno del grafico e facendoti vedere solo concettualmente il senso delle fasi di mercato su Bitcoin. Pronti? Andiamo su questo video. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Impennata di Bitcoin dovuta a questa cosa qui. Powell segna possibili tagli dei tassi nel suo discorso di Jackson Hole, che in pratica è avvenuto il discorso annuale, e dice: è giunto il momento che la politica si adegui relativa ai tassi di interesse. E che quindi, legate anche alla questione sulle piccole debolezze, non grandi, ma piccole debolezze che il mercato del lavoro americano ha iniziato ad avere, ovviamente il vero pivot, quello che veramente cambia la politica monetaria della Fed, cioè il mercato del lavoro americano, nel momento in cui primi segnali di debolezza, l'inflazione sotto controllo, anche se non è ancora andata dove doveva andare, ma Powell dice: è giunto il momento. Si trasforma quindi in la politica monetaria della Fed, che segna l'inizio della probabile fase di allentamento della politica monetaria e quindi abbassamento dei tassi di interesse. È una notizia, sì, ma è anche una falsa notizia. Perché? Perché in realtà lo sapevamo già, cioè non è che cambia granché, perché l'attesa di settembre era per un ribasso dei tassi. Quello che cambia è forse l'intensità, forse il fatto che il mercato ha avuto la conferma ufficiale dal numero uno legato appunto alla politica monetaria, che ha detto il Jason Fair. Adesso passiamo ad un altro tipo di politica monetaria, cioè il ribasso dei tassi. Poi l'entità di questo ribasso è molto importante. Infatti, si sono aggiornati non soltanto i dati relativi alle oscillazioni dei mercati, ma anche i dati, quelli relativi alle previsioni del ribasso per il FONC del 18 settembre per quanto riguarda i tassi. Adesso è dato per scontato praticamente al 100% il ribasso dello 0,25, quindi di un quarto di punto percentuale, con addirittura un po' di consenso anche spostato per un ribasso di 0,5, cioè di una metà di punto percentuale. Quindi in pratica è come se il mercato adesso sconta al 100% il ribasso, però si è diviso in due macro categorie, cioè chi dice il 62,5% si ribasterà di uno 0,25 e il 35 del 0,50. Quindi in sostanza qui adesso la partita sarà capire se il ribasso sarà di un'entità superiore o di un'entità che era già scontata. Per me è qui la risposta, cioè sarà un ribasso di 0,25. In realtà queste parole di Powell sono semplicemente la conferma che la Federal Reserve ha al momento tutto quello che sta facendo è sotto controllo. Quindi tutto quello che ha detto, tutto quello che era programmato, tutto quello che voleva fare si è andato a verificare. Quindi in pratica ogni tanto capita, è tutto sotto controllo, quindi proseguirà sulla sua linea politica. È molto probabile però che da questo tipo di logica sussista la grande possibilità che il ribasso dei tassi continuerà anche nei prossimi mesi, probabilmente a dicembre. Questo spinge i mercati a salire, sì o no?
Ci sono diverse questioni che dobbiamo andare a vedere, non è il tema di oggi, poi ne parliamo nei prossimi video, ma in particolar modo sappiamo una cosa, la relazione tra le criptovalute, Bitcoin in particolar modo, e la liquidità è molto forte, perché Bitcoin è fortemente influenzato dalle emissioni di liquidità, molto di più degli altri mercati, i mercati classici, le stocks eccetera, perché non è legato Bitcoin alla struttura dei profitti e dei dividendi, quindi tutto quella parte che riguarda i mercati classici, le stocks, le azioni eccetera, non rappresenta Bitcoin, perché Bitcoin non ha un andamento collegato, no? Alla sua gestione aziendale, quindi non c'entra assolutamente nulla. Grafico che dovremmo andare a vedere per rispondere alla domanda di Francesco è questo qui, ma vi faccio vedere anche quello che è successo proprio nella giornata dopo il discorso di Powell, il famoso classico pump and dump da news. Tra le altre cose, Bitcoin era in sostanza su questo livello di resistenza incredibile che ancora sta tenendo, ma attenzione ragazzi, questo livello di resistenza che se è rotto lascia molto spazio a Bitcoin di ritornare intorno a questa zona, i 65.000 circa, area 65.000 intendo, che dovrebbe essere il punto di arrivo di tutta questa fase verso fine mese di agosto. Ne abbiamo parlato nei vari video dove vi spiegavo la questione legata alla andamento di breve periodo, però in sostanza quello che è avvenuto è stato un pump iniziale di 15 minuti, questa è una candela di 15 minuti, quindi questa è solo oscillazione, totalmente ripreso dal mercato, quindi ritracciato dal mercato, e adesso un vero trend che bisognerà vedere se avrà la forza di tornare qui. Guardate le news come si modificano l'andamento, ma come il mercato le riassorbe come se niente fosse e poi continua per la sua strada. Immaginate che questa cosa non sia successa, che cosa sarebbe successo? Esattamente niente, cioè quello che stava facendo. Quindi questa oscillazione ha creato solo e unicamente volatilità e basta. Avete visto come le news hanno un impatto praticamente quasi nulla, addirittura una news di questa portata, ma c'è da dire la verità, cioè è una news che era scontata secondo me, no? Molti l'hanno vista. Allora, torniamo alla risposta da dare al nostro Francesco. Esiste un grafico da controllare e basta? Posso guardare solo un grafico senza pericolo di confondermi? E lo puoi fare. E il grafico è un grafico di medio-lungo periodo, cioè il grafico dell'halving, il grafico che va a indicare quelle che sono le fasi di Bitcoin in termini della ciclicità di Bitcoin per la sua storia, cioè Bitcoin ha sempre avuto due fasi diverse, quella che accadono pre-halving, post-halving e la fase finale del ciclo dell'halving di Bitcoin. Ora, questo dato va analizzato. Punto numero uno, un disclaimer grande quanto una casa. Questi atteggiamenti ciclici di Bitcoin hanno riguardato la sua storia fino ad oggi, ragazzi, ok? Agosto 2024, fino ad oggi. Non significa che sarà identico il futuro, significa che noi l'unico dato che noi possiamo analizzare è quello passato in questo momento e significa che nel passato è stato fatto quello. Poi esistono delle logiche che ci sono sottostanti, non sono solo oscillazioni di prezzo, ma sono delle logiche di natura fondamentale macro per quanto riguarda Bitcoin e che hanno dato vita a questa sua ciclicità del periodo dell'halving. Adesso lo andiamo a vedere. Ora, questa cosa può cambiare nel futuro? Assolutamente sì, ma la probabilità che si vada a replicare un atteggiamento per grandi linee, non identico, per grandi linee, è molto più alta del fatto che questo atteggiamento possa essere cangiante. Quello che può cambiare è l'intensità degli andamenti e l'intensità delle oscillazioni di prezzo rispetto alle fasi precedenti. Questo è molto probabile che cambierà, anzi certamente cambierà. Quello che è meno probabile che possa cambiare è l'atteggiamento del mercato, l'atteggiamento di Bitcoin, cioè l'oscillazione di Bitcoin che deve in sostanza andare a reagire a queste fasi, va bene? Allora, questo è un disclaimer, è il disclaimer più importante. Andiamo ad analizzare quelle che sono le fasi attuali. Il grafico secondo me è più importante da inserire, da utilizzare se siete investitori di medio-lungo periodo come il nostro Francesco, che vuole guardare solo un grafico, e il grafico settimanale
di Bitcoin. Io utilizzo questo BTC USD di Spot Crypto su TradingView, che ha in pratica tantissimi dati storici, lo infilate lì e questo è l'unico grafico che ha un senso secondo me guardare se siete investitori di lungo periodo. Io qui vi ho cerchiato quelle che sono le fasi dell'halving secondo me interessanti. Facciamo una cosa, modifichiamo qui il colore così non ci confondiamo. E mettiamo qui lo stesso invece delle altre fasi dell'halving. Dovrebbe essere, credo, questo qui un po' più chiaro. Adesso lo mettiamo, eccolo qua. Allora, questi che vedete, le fasi temporali, sono i vari halving di Bitcoin 1. Quello del 2016, 2020 e quello del 2024. I precedenti non li ho segnati, ma sono uguali. Ce n'era anche un altro, ovviamente, qui in questa zona. Sono uguali. Anzi, facciamo una cosa, segniamolo, dai. Eccoli qui segnati tutti e quattro gli halving di Bitcoin. Il primo avvenuto nel 2012, poi il secondo 2016, il terzo 2020 e il quarto halving nel 2024. Allora, quello che si evince da questo grafico è un atteggiamento molto evidente. Nella zona, attenzione, attenzione a questa cosa, nella zona dell'halving il mercato fa una fase, Bitcoin fa una fase di lateralità che poi, visto l'atteggiamento successivo che ha avuto Bitcoin in quasi tutti gli halving e in tutti gli halving precedenti, questo attuale appunto dobbiamo vederlo, è stato una fase di accumulazione, nuova accumulazione. In tutte queste fasi è avvenuta una nuova fase di accumulazione. Andiamola a vedere singolarmente. Allora, nell'intorno della zona dell'halving c'è una fase di congestione che può durare di meno o di più, ovviamente questa è un po' più corta e soprattutto ha degli atteggiamenti diversi, ma parliamo di Bitcoin nel 2012, valeva pochi dollari. Già nel 2016 assumono un aspetto molto simile tutte le fasi di accumulazione. Guardate qui questa fase, che è poi proprio una fase molto evidente di riposo del mercato. Fase di riposo, in questo caso, tra le altre cose possiamo anche duplicarla e spostarla qui nell'halving successivo. Fase di riposo intorno alla zona dell'halving. Anche in questo caso possiamo andare a duplicare e vedere che la stessa identica cosa sta facendo in questa zona qui. Ok, è un po' più lunga, un po' più corta, dipende, in realtà non è neanche più lunga o più corta, è semplicemente uguale alle precedenti. Adesso vi faccio vedere anche perché, ma guardate, accumulazione, lateralità, accumulazione, lateralità, accumulazione, lateralità, accumulazione. Anche nel primo halving, nonostante quello secondo me meno adatto, diciamo, a ragionare su questa cosa, inizia un po' prima l'accumulazione e poi era molto sottile, il mercato non era certamente quello di oggi, è veramente molto diverso. Però è un dato, perché non analizzo i prezzi su queste cose? Perché non ha senso, è sbagliato, perché nel momento in cui io sto analizzando dati passati, le oscillazioni, vi ho detto prima, e l'ampiezza dei prezzi, non ha senso considerarle, perché certamente nel futuro quelle saranno diverse. Quello che ha senso considerare invece è l'atteggiamento ciclico del mercato. Quindi su questo grafico si evince una cosa, che il ciclo, la ciclicità dell'halving ha delle strutture. Viene creato una fase di minimo, viene creata una fase di minimo prima della struttura dell'halving, che indicheremo con un quadratone rosso così, che è una fase appunto di oscillazione, diciamo, di minimo. Poi c'è una prima fase di up, che consiste in un andamento rialzista. Poi c'è una fase all'interno della zona dell'halving di riaccumulazione e poi c'è la fase finale, che consiste in una bull run in stile ascensore, più o meno ovviamente strutturata, quindi non è detto che sarà iperforte, eccetera, ma le fasi sono queste qui. Quindi la chiusura del bear market, la fase di impennata e riaccumulazione, quindi chiusura del bear market, accumulazione, trend rialzista, riaccumulazione,
Poi abbiamo la struttura della bull run che si sviluppa, è fase distributiva con i massimi della bull run, un classico di tutti i mercati, soprattutto quelli molto giovani. Poi magari andando avanti col tempo questa cosa cambierà, non lo sappiamo, ma in sostanza io quello che vi sto dicendo è che in questo momento non c'è alcuna forma di differenza tra i precedenti cicli e l'attuale fase. Sono assolutamente identici tutti quanti. Quello che cambia è la struttura e l'intensità dell'andamento. Anche in questo caso noi abbiamo avuto una fase di negatività, quindi fase finale del bear market, poi trend, riaccumulazione nella zona dell'halving. Quello che manca è la fase finale della bull run. Questo è l'unico grafico che dovrebbe interessare, che potrebbe, diciamo, interessare ad un investitore di medio lungo periodo, cioè il grafico che ti spiega un po' ogni cosa. Non c'è neanche bisogno di mettere il grafico. Se io qui lo cancello, in pratica, questo grafico, vediamo se ve lo fanno fare, ragazzi, non vi ricordo come si fa per cancellare in pratica il grafico. Dovrei, mi sa, ecco, fare in questo modo, appunto, togliere tutte le indicazioni. Guardate cosa succede qui in questa zona. Quello che si evince sono le aree e le fasi di questo mercato, che sono minimo riaccumulazione bull run, minimo riaccumulazione bull run, minimo riaccumulazione. Manca questa fase. Noi questa fase qui al momento non l'abbiamo mai avuta. Questo è quello che abbiamo, è quello che serve in questo momento a chi vuole investire solo nel medio lungo periodo, a chi vuole guardare solo i dati senza stare all'interno delle oscillazioni. Ben diverso il concetto del dire poi quanto rischia una persona che fa così, perché se il mercato inverte effettivamente non porta a termine questo costrutto di cui abbiamo parlato, il rischio quant'è, come lo gestisci, dove metti lo stop. Allora, quello poi riguarda ovviamente la tecnica per gestire queste operazioni, però questo è il grafico che puoi guardare, Francesco, perché non ti servono altri grafici se tu vuoi ragionare di medio termine, di lungo periodo. Quello che è importante è comprendere che, ok, il grafico non te ne servono altri, ma poi la gestione delle tue posizioni, una volta che magari sarà anche reiterata questa forma di andamento, dovesse essere appunto così, come sarà, come la effettuerai, perché poi quello dipende dalle tue tecniche e la tua formazione, soprattutto nell'ambito trading, perché le operazioni alla fine, quando le apri e quando le chiudi, le devi gestire con le tecniche di trading. C'è poco da fare, però questo dato ci dà una informazione: a Bitcoin manca questa struttura rialzista. Siamo in ritardo, siamo in anticipo, è sbagliata. Cosa sta cambiando a livello sistemico nei mercati cripto? Tutto è cambiato, c'è troppo ritardo. In realtà non è cambiato un tubo, perché nel momento in cui io vado a calcolarmi la fase di tempo che intercorre tra l'halving e la rottura dei massimi precedenti, vi avevo fatto anche questo discorso, massimi intendo quelli relativi prima dell'halving, non i massimi storici, perché quelli, appunto, come vi dicevo, non hanno senso da calcolare, in quanto parliamo di intensità di un movimento che invece è quasi sempre diverso dal passato. Qui siamo nell'ottica di 160 giorni circa, e noi i 160 giorni dall'halving attuale scadono ad ottobre 2024, settembre 2024, fine settembre, quindi ottobre. Perciò, in sostanza, questa fase di riaccumulazione teorica o di lateralità di Bitcoin conferma alla perfezione tutto quello che è stato il ciclo passato. Quindi basta guardare questo grafico. Che cosa devi fare se sei un investitore di medio lungo periodo e sei già ovviamente sul mercato? Assolutamente niente. Io questo lo dico da più tempo agli holder che alle quali ho indicato, diciamo, un unico punto di ingresso nel 2023 a gennaio, i 21.000 e qualcosa dollari, con una dip pulita perfetta che il mercato ci ha anche regalato in maniera magistrale. E da lì poi il vostro atteggiamento deve essere quello da holder. Ma attenzione, perché non significa che dovete essere solo holder con i paraocchi da scemi, come fanno tantissimi, scusatemi il termine. Dovete avere idea di che cosa state facendo, perché siamo holder in questo momento, perché stiamo aspettando il terzo punto di questa fase, ed è il punto più importante, quello che ci serve. Ma poi, quando e se andremo lì, bisognerà essere capaci di chiudere le loro posizioni, di proteggere i vostri profitti e tutto il resto. Questo è tutt'altro che holding. Quindi l'holding è semplicemente un tratto
tratto temporale di una strategia ben delineata che in questo momento sta funzionando in questo modo, ma quando sarà arrivata la fase finale non si potrà più fare quel discorso là. Quindi bisognerà avere la formazione e la capacità di poter gestire quelle operazioni, altrimenti l'unica cosa che fate è farvi oscillare dal mercato nel lunghissimo periodo. Cioè fate la stessa cosa dei trader di breve che oscillano sugli zigzag, ma nel lunghissimo periodo, quindi anni, 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 in sostanza come quelli che erano holder nel 2020-21, non hanno mai preso profitto, hanno visto asciugare tutti i loro profitti dai massimi del 2022 e poi da lì in poi non hanno mai recuperato tranne in questo momento, e ancora, a dire la verità, sono sotto i loro massimi. Quindi capite bene che significa: siete oscillati, no? All'interno del zig zag di lungo periodo del mercato. Quindi una cosa è la struttura di quello che vi sto dicendo, imparate a comprendere anche le parole senza tante, diciamo, giri di questioni. Questa è la parte finale, questo è l'unico grafico che Bitcoin che può spiegare Bitcoin a un investitore di medio e lungo periodo. C'è, puoi guardare solo quello, attenzione, un grafico settimanale, quindi puoi anche guardarlo ogni 2 settimane, non cambierà assolutamente niente. Meglio di così non so che cosa fare. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, e Francesco, se vuoi scrivimi un'altra mail, così mi dici se sono stato di aiuto. Ciao a tutti e buon weekend.